Secondo la legge della conformità, io divento le persone con cui trascorro più tempo. Indi per cui il modo più veloce per fare cambiamenti duraturi nella mia vita è circondarmi solo di persone che sono arrivate alla meta che ho in mente o che stanno percorrendo il mio stesso sentiero. In qualità di esseri umani abbiamo dentro di noi la capacità di adattarci all'ambiente che ci circonda, non proprio come un camaleonte. Anche se per molti versi ci comportiamo nello stesso identico modo, pensa a quello che accade se ti circondi di 9 persone particolarmente negative. Puoi star certo, ci metto la mano sul fuoco, che molto presto, anche se non vuoi, diventi la decima persona altrettanto negativa. Perché è un po' come nuotare controcorrente, ad un certo punto ti stanchi e inevitabilmente ti lasci andare insieme al flusso. Laddove invece, se ci circondiamo di persone che ci sostengono, che ci motivano, che magari ci dicono anche le cose che dobbiamo migliorare, ma che lo fanno in modo che possiamo accogliere il feedback in modo costruttivo, che cosa pensi che potrebbe accadere allora? A questo punto la domanda più difficile a cui rispondere diventa: come fare a scegliere chi vogliamo tenere vicini nelle nostre vite e da chi invece è il caso di cominciare ad allontanarci? Una domanda a cui è molto difficile rispondere, soprattutto se pensiamo a persone che sono molto vicine a noi da molto molto tempo, persone con cui siamo cresciute, persone che fanno parte della nostra famiglia, ad esempio. Per rendermi la vita un pochino più semplice, mi piace suddividere le persone che incontro in 3 grandi categorie. La prima categoria è quella degli unicorni. Sì. Gli unicorni sono le persone con cui non vedo l'ora di trascorrere un po' di tempo, persone che mi sostengono, che mi aiutano, che mi stimolano, mi lanciano sfide e non necessariamente mi dicono sempre quello che voglio sentirmi dire, ma di sicuro mi dicono quello che ho bisogno di sentirmi dire in quel momento. Recentemente, come forse sai se hai visto un Ceci Weekly dedicato proprio a come trovare il tuo mentore, mi sono trovata a dover confrontarmi con un business coach piuttosto insolente. Insolente non è la parola giusta, ma sicuramente io l'ho percepito come tale. Eppure mi ha detto esattamente le cose che dovevo sentirmi dire per riuscire a sbloccarmi. E beh, il risultato è stato abbastanza incredibile, devo dire la verità. Poi c'è il secondo gruppo, che è quello dei neutrali. Il gruppo dei neutrali, come dice lo stesso nome, è un gruppo di persone che non rappresenta una vera e propria fonte di ispirazione per te, ma non sono neanche persone negative. Possono far parte del tuo cerchio di amicizie, del tuo cerchio familiare, e sono persone per le quali sei sempre a disposizione se hanno bisogno di una mano, e persone che a loro volta sono a tua disposizione nel caso avessi bisogno di loro. Ma sono quelle classiche persone con cui non necessariamente vuoi trascorrere ogni giorno della tua vita, ed è proprio quello che vuoi fare, trascorrerci un po' di tempo ogni tanto, facendo loro capire che ci sei. Ma è il terzo gruppo quello a cui vuoi fare la massima attenzione. Il terzo gruppo è quello che definisco il gruppo delle tossine. È il classico gruppo di persone da cui vuoi prendere la massima distanza il prima possibile. Sono le persone che sono drama dipendenti, che non fanno altro che lamentarsi, che non fanno altro che parlare di quello che non va bene nella loro vita e presumibilmente anche nella tua. Persone che non ti danno la minima soddisfazione di fronte ai tuoi piccoli e grandi successi. Queste sono le classiche persone che continuano a tirarti verso il basso. Smettila di pensare che puoi cambiarle. Non puoi convincerle di nulla. Quello che però puoi fare è ispirarle con le tue azioni, fino al punto in cui con le loro azioni non sono loro a trascinarti verso il basso e ad influenzarti. Quando senti e percepisci che sei al limite, è il momento di prendere le distanze il prima possibile. Invece, assumiti la piena responsabilità di chi vuoi nella tua vita. E qualora ti dovessi trovare a relazionarti con qualcuno che proprio non ti va a genio, ma con cui non puoi fare altro che confrontarti, quello che puoi fare è definire i limiti oltre i quali quella persona non può minimamente influenzarti. Ora la parte più bella del video sta per cominciare. Condividi nei commenti qui sotto come scegli le persone di cui ti circondi e soprattutto ti è mai capitato di dover prendere le distanze da una vecchia conoscenza, un vecchio amico o un familiare che proprio non riuscivi
a sopportare perché ti trascinava costantemente verso il basso? E se sì, come hai fatto? Ricorda di condividere tutti i tuoi commenti qui sotto perché non c'è modo migliore di crescere, come sempre, che farlo insieme. No. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.